La signora Lockhart, la tua insegnante? Momento. Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman. Allora, fermi tutti. Prima di iniziare questo video, vi dico che sto editando e purtroppo il video, l'audio del video è un po' strano. Perciò, oggi andremo a fare un piccolo episodio di transizione dove andremo a farci una matura completa. E dove andremo anche a... dove andrò anche a spiegarvi che cosa ho fatto all'inizio del video. Quindi io vi lascio il video, spero che il video vi piaccia, vi invito a lasciare un bel pollice in su mentre vi guardo, perché sennò vengo a casa vostra e vi brucio la casa. Che dire, vi lascio il video, buona visione e ricordati di mettere like. Allora, eravamo rimasti a questo punto. E siccome mi tocca fare le cose dopo, durante la registrazione, perché l'audio si corrompe sempre, porca miseria, adesso mi tocca spiegare tutto. Allora, praticamente stavo farmando un po' di esperienza e un po' di ossa, per il semplice motivo perché volevo fare un episodio di transizione, come vi ho detto. Perché siccome ho trovato un villager che mi dà mending, allora volevo costruirmi l'armatura completa il prima possibile. Ora vi spiego questo piccolo pezzettino che probabilmente avrete già visto. Quello là era un circuito monostabile copiato spudoratamente da Surreal Power, perché probabilmente questo video sarà copio Surreal Power per fare molte visualizzazioni. Cazzo. E che serve per dare un doppio impulso, che probabilmente avrete già visto, per far sì che gli scheletri rimangano a poca vita e che con una spadata riuscirete a seccarli completamente. È composto da 2-3 repeater, se non vado errato. Comunque lo vedete nel video come è composto. Non è difficilissimo da fare, esistono molti circuiti monostabili, però questo è uno dei migliori secondo il mio punto di vista. Perciò io adesso sono stato ancora un'oretta e mezza FK, non ho fatto molti livelli perché alcuni sono morti e non mi hanno dato esperienza, e quindi vabbè, lasciamo stare. E quindi adesso vi lascio la parte del video dove non c'è rumore, dove non è stato corrotto l'audio, e successivamente ci ritroveremo con un post produzione. Ok guys, allora sono ritornato, mi sono fatto 72 livelli. 72 livelli suppongo che bastino, anche perché se non bastano lo stesso. Mi si è buggato Minecraft. Che due palle. Ho preso uno stack di stone bricks, dovrebbero bastare. Uno stack di stone bricks perché noi, come vedete bene là sotto, adesso non si vedono, si sono nascosti. Se mi facessi, mi fai piazzare questa torcia? Ok, ancora, grazie. Come vedete là ci sono dei villager. Va bene, intanto così. Perfetto. Ho dei farmer perché li ho eliminati tutti. Era completamente piena sta farm di villager. E ho detto, perché tenerli tutti quando me ne servono pochi? Al massimo poi li faremo. Allora, lui è un librarian e mi dà Frostwalker e mi chiede 42 smeraldi. Sono tantissimi. Lui è un librarian e attenzione signori, mi dà mending con 18 emeraldi. Smeraldi. Perciò adesso dobbiamo risalire un attimo, togliamoci questa roba dall'inventario perché
altamente da fastidio, altamente troppo. E andiamo a prenderci gli smeraldi che, come ben sapete, abbiamo preso le altre volte nell'exploration. Allora qua, perfetto, la mia piccola scaletta, molto molto bene. Mi prendo gli smeraldi e mi faccio anche i libri. Allora, gli smeraldi sono qua, esatto. Gli smeraldi sono questi, i book. E dopo avevo fatto tutti, avevo già preparato tutte queste cose qua, tutta l'armatura con tutti i libri. Con tutti i libri. Perché avevo farmato ancora tanta esperienza. Però ho detto, siccome me ne servirà un casino per incantare tutto, allora ho detto, meglio che me ne faccio altra e poi inizio l'episodio. Perciò tu che sei il mio mending. Allora, mending, ti do questo. E anche, no, ti do questo direttamente. Ok, me dai 3, molto bene, molto bravo. Vieni qua, dai, dai, dammi anche questo. Perfetto, capo. Ok, me ne rimangono 18. Tu intanto cosa fai? Vabbè, mending 4, 31 fogli per uno smeraldo. Cazzo, è tanto buono. Ok, è molto, molto, molto buono. Io adesso non mi ricordo quanti fogli ho, ma non mi pare di averne così tanti. Non arriverò mai a quello che voglio io. Allora facciamo così. Ok, e poi così. 64 e 8. E me ne dà 2 di smeraldi. Me ne dà 2 di smeraldi. Ok, non è quello che volevo io. Non è quello che volevo io, perché quello che volevo io era esattamente arrivare giusto giusto a tutti gli smeraldi che mi servono. Dammi tu qua, vieni qua. Allora, questo è sicuro di mending. Ok, mi dai questi. Ok, me ne dai 2, giustamente. Tu 35 fogli. 35 fogli, me ne dai uno. Quindi ho fatto molto molto bene a parlare con lui. Tu qua potresti darmi... Hai anche le carote? Buono, le carote. Io siccome ho uno stack e qualcosa di carote, potrei farlo anche quello con le carote. Allora, tu farmer hai 22 e mi dai 16. Tu 21 e me ne dai 15. Penso che questo qua vada molto meglio. Me ne ha dati 4. 4 vuol dire che ce ne mancano... Quanti te ne servivano a te? Quanti te ne servivano? 42... Me ne servono esattamente 18. 18 smeraldi che sono impossibili da trovare. O almeno o farmare un casino con loro. E sicuramente sarà quello che farò. Anche perché io in teoria nell'ender chest dei pezzi di grano ce li ho. Sì, questo me lo ricordo. Esatto, ne ho un casino. Perché avevo farmato con tutto il buon Mial. Perciò questi qua possiamo farci altri smeraldi con questi qua. Molto bene, molto bene. Oh, ok, se ne sai 21. Ok, quindi 27, 41. Perfetto, me ne servirebbe un altro per arrivare a 29, ma non importa. Ora prendiamo tutta l'armatura. Prendiamo tutta l'armatura. Prendiamo anche, ci facciamo anche un'altra spada, perché questa qua non la voglio usare. Ci facciamo un'altra spadina e andiamo a incantarci tutta questa cosa qua. Ok, iniziamo a incantarci. Allora, protection, ok. Poi unbreaking, e ci sta. Respiration, acqua affinity. Stanno andando giù troppo cose. Non va bene questa cosa. Allora, tons sicuramente. Ah, si è rotta anche la Madonna del Signore, si è rotta. Mi tocca andare a prendere un'altra. Aspettate un attimo. Allora, tons, eravamo arrivati al tons. Mending, sicuramente. Poi, protection. Sicuramente, unbreaking e mending. Mending, cosa mancava? Ma chi è che mancava? Ah, ecco chi è che mancava. Unbreaking sarà l'ultimo, no, nemmeno. Ma non importa. Non importa perché unbreaking non è indispensabile. Poi andiamo a mettere sicuramente mending. Ok. E protection. E abbiamo finito i livelli. Cosa molto utile. Una cosa molto molto utile. Ora starò qua a grindare un po' di XP.
perché qua ho finito tutti i livelli. Allora, suppongo che questi 77 livelli, 7 confirmed, bastino e confido che bastino nel completare tutto, perché è rimasto aperto. Non l'avevo chiuso. Molto bene. Ok, va bene. Allora, continuiamo. Avevamo Tons, quindi Unbreaking. E ok, e questa era fatta. Poi abbiamo da fare questo insieme a questo. Perfetto. E poi questo. E quindi l'altro pezzo di armatura era fatto. Questo. 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 E speriamo che questo costi poco. Merda, mi tocca farmi. Vabbè, non importa. L'armatura completa ce l'abbiamo. Manca solo Frostwalker. E poi abbiamo finito tutto. E poi abbiamo fatto l'armatura completa. Perfetto, allora io voglio solo curioso, ma tanto curioso, di sapere. Questa è Vul. Ah, è Vul! Ah, cazzo! Io pensavo che fosse lapislazzulo. Bene, vuoi dirmi che ho finito il lapislazzulo? Ah no, ne avevo 40. Che coglione che sono. Eh no, chiudi, 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 chiudi. Bene, allora, Book, un lapislazzulo. Allora, Protection 3, Fortuna 2, Protection 1. Vabbè, lasciamo stare. Efficiency, Sharpness 3, Feather Falling. Facciamoci Feather Falling. Bane Arthropods, questo mi serve. Protection e Sharpness. Ok, l'ultimo cosa mi dà? Eh sì, basta che togliamo questo. Unbreaking, Unbreaking, Sharpness. Facciamo stesso sharpness e basta. Se io incanto direttamente l'ex, mi dà unbreaking 3, unbreaking 2, knockback. Fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Però, io, se non mi ricordo male, a casa, ma proprio giusto giusto perché me lo ricordo adesso, dovrei avere ben il mio piccone, quello scuro. Vecchio di quello potente, overpowered 96X1133. Il motivo per cui non lo uso più è perché è rotto. È rotto nel senso che ha un utilizzo solo. Però immagino che dopo questo cambiamento di versione si sia buggato e si sia perso anche lui. Perciò confido nel non trovarlo più. Qua abbiamo questo qua. Vabbè, il nostro solito. Qua abbiamo questo, questi li mettiamo qua, questi li lasciamo posare, riposare un pochino. Questa qua la voglio tenere perché me l'ero fatta e questo qua sarà buggato probabilmente. E allora lo buttiamo via, facciamo prima, lo buttiamo via dopo. E quindi niente, probabilmente nel prossimo episodio io ho perso la mia spada. Dove cazzo è la mia spada? Eccola qua. Voglio la mia spadina, eccola qua. Probabilmente, ragazzi, nel prossimo episodio continueremo, ci faremo anche tutto il set completo di attrezzi da lavoro per i prossimi episodi. Perciò io direi che per questo video può essere tutto. Noi ci vediamo a un prossimo video di Minecraft Ita. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo a un prossimo video. Bella, ragazzi! E lascia un bel like, se no ti bastono.